Eccoci. Ciao a Eccoci. tutti, io sono Serena Fogli, giornalista di Wild Society. Oggi sono qui con Silvia Salvarani che ci parlerà un po' del rito dei cinque tibetani, che da molti è appunto chiamato come rito dell'eterna giovinezza, e infatti ne parliamo durante il Longevity Forum. Dunque, direi di partire subito, Silvia, con la prima domanda, se sei d'accordo, così almeno non perdiamo tempo. Poi chiunque può scrivere le domande nella chat di fianco in modo che Silvia possa rispondere a tutte le domande. Allora, cominciamo parlando un po' di te. Sappiamo appunto che sei un'esperta del settore, e soprattutto del rito dei tibetani. Sei insegnante dal 1980, quindi hai circa, e quindi hai un'esperienza di 40 anni alle tue spalle. Quindi chi meglio di te può spiegarci che cosa sono i cinque tibetani? Quindi puoi introdurci all'argomento un po' in sintesi, così non perdere tanto tempo, e spiegare di che cosa si tratta alle persone che ci stanno seguendo e soprattutto non conoscono la pratica. Benissimo, allora parto un po' dalla mia storia. Io insegno yoga appunto da tanti anni e sono venuta a conoscenza di questa pratica dei riti tibetani appunto una trentina d'anni fa da un maestro tedesco che era venuto nel mio centro di yoga a fare un seminario di altro genere. A un certo punto ho fatto fare questi esercizi e io, essendo appunto un insegnante di yoga, già riconobbi la matrice yogica. E dunque, incuriosita, gli chiesi: ma cosa sono, da dove vengono, eccetera, eccetera. E lui disse semplicemente che mi poteva lasciare una fotocopia dei riti in inglese, perché ancora non è uscito il libro, il primo libro che è uscito, che è quello di Kelder. E dunque io iniziai subito a farli. E tant'è vero che ho iniziato a insegnarli ai miei allievi di yoga, ogni tanto li proponevo nelle mie classi di yoga. E poi è successo che dopo 2 anni è uscito il primo libro sui riti, appunto, e io ho pensato di fare il primo video sull'argomento, e infatti è stato il primo video addirittura in Europa. E quindi, diciamo, da allora, diciamo così, che sono stata quella che più di tutti li ha divulgati qua in Italia. Anche in Italia, sì. Per chi non li conoscesse, cosa sono? Sono esercizi? Sono posizioni singole? Dicevo che la matrice è yogica, indubbiamente, in quanto appunto è una pratica dinamica sostanzialmente, perché sono posizioni di yoga fatte in forma dinamica e che vengono ripetute per 21 volte di solito. Ecco, e poi ci sono altre due pratiche che sono, diciamo, non dinamiche, ecco, appartengono a pratiche interne. Comunque, questi esercizi sono fatti in sequenza, sono cinque, infatti sono chiamati cinque tibetani. Io poi li ho chiamati sette tibetani perché sono sette le pratiche, perché cinque sono gli esercizi dinamici. E poi gli altri due appunto non sono dinamici, per questo che sono chiamati il sesto e settimo, ma a me non piaceva, e quindi li ho radunati tutti insieme. E quindi sono esercizi che vengono fatti attraverso chiaramente anche una respirazione appropriata, e sono diventati ormai abbastanza famosi, diciamo, in tutto il mondo. E quindi sono diventati famosi per il semplice fatto che funzionano. Ok, infatti volevo proprio arrivare qua al fatto che funzionano e chiederti quali sono i benefici che apportano questi esercizi e questi tibetani. Prima di rispondere ti chiedo solo se puoi alzare un pochino la voce perché nella chattina ci hanno scritto che ti si sente poco, Adesso.
Ok, e nella chat confermano anche che i tibetani funzionano, quindi siamo tutti in attesa di capire da te quali sono i benefici di questa pratica. Allora, leggo dal mio libro direttamente, perché sono talmente tanti che non vorrei dimenticarne qualcuno. Allora, ok. Intanto la prima cosa che notano tutti quelli che iniziano questa pratica è un aumento dell'energia. Anzi, fondamentalmente è il motivo per cui si fanno questi esercizi. Allora, riduzione dello stress, diminuzione dell'ansia e gli stati depressivi, miglioramento del sonno, regolazione del metabolismo. Infatti, diciamo che sono anche degli esercizi dimagranti inclusi in questo senso, perché lavorando sul metabolismo, chiaramente regolarizzando automaticamente il corpo, se deve perdere peso lo perde, se deve acquistarlo lo acquista. Ecco. Certo. Quindi miglioramento del cardiovagale, guarigione da molti sintomi psicosomatici, perché ricordiamoci che lo yoga in generale, ma anche i riti, appunto, avendo questa matrice yogica indubbia, lavora a tutti i livelli. Non è che possiamo dire che i riti lavorano solo sulle articolazioni, sui muscoli e basta. Il lavoro va in profondità, quindi nello yoga, appunto, si lavora anche sugli organi, si lavora sui chakra, quindi sui punti vitali. Intanto è chiaro che gli effetti non sono solo quelli più superficiali che possiamo notare, appunto un miglioramento del tono muscolare in qualsiasi attività fisica, ma possiamo notare proprio dei miglioramenti anche in altri ambiti nostra vita, anche a livello psicologico, anche a livello emotivo, a livello mentale. Quindi io ho migliaia di riscontri di questo tipo da parte dei miei allievi. Miglioramento dei disturbi cognitivi, aumento della creatività, miglioramento della capacità di concentrazione, riduce la resistenza insulinica, migliora il sistema dopaminico, potenziamento della memoria, potenziamento dell'attenzione, della capacità di apprendimento, diminuzione dell'aggressività. Beh, direi che è un quadro completo, insomma, lavorano molto in profondità e ci aiutano quindi a stare meglio. Esatto. Questi, appunto, come ho detto all'inizio, e anche per questo abbiamo chiamato te che sei massima esperta in materia sull'argomento, visto che stiamo parlando appunto nel forum sul tema della longevità, questi esercizi sono chiamati anche elisir di lunga vita e di eterna giovinezza. Ci puoi parlare di questo aspetto? Beh, allora. È molto importante il discorso del giovanimento, dipende da tanti fattori, sappiamo, no? Oggi il fattore ambientale, certo, di alimentazione, la respirazione, di cui magari parliamo un po' tra poco. Sì. E l'attività fisica. Allora, tutti questi elementi, se sono gestiti in maniera corretta, contribuiscono ad aumentare la nostra benessere, di conseguenza anche la nostra longevità. Però nello yoga, per esempio, si dà molta importanza proprio all'attivamento mentale, al nostro modo di pensare, perché il nostro modo di pensare è molto, diciamo, direttamente sulle nostre cellule. Quindi la cosiddetta psicosomatica, già ne parlava Paramahansa Yogananda, che è lo yogi di questo secolo, che ha portato lo yoga in Occidente, e lui è stato il primo a parlare di pensiero positivo, è stato il primo a suggerire di utilizzare la mente per guarire il corpo. Quindi questo ci fa capire
l'importanza della comunicazione, come dicevo prima, tra i benefici di queste pratiche è anche la cosiddetta presenza mentale, di cui tanto oggi si parla, con la mindfulness, no? Certo. Che non è altro che la meditazione che chi fa yoga ha sempre fatto. Quindi io tra l'altro ho pubblicato proprio un CD che si chiama Meditazione per i cinque tibetani, proprio per enfatizzare questa cosa di cui stiamo parlando, cui più tu sei concentrato sul momento presente, più sei in connessione mente-corpo, quindi attraverso appunto la consapevolezza, e più hai potere sul corpo. Quindi certamente se tu fai un movimento qualsiasi, anche di ginnastica, pensando alla spesa che devi fare mentre fai il movimento, lavori sul muscolo e basta. Certo, bisogna concentrarsi su ogni movimento. Se tu fai un movimento, appunto una posizione yoga, un movimento, stando completamente concentrato su quel movimento, percependo le sensazioni che quel movimento ti dà e inviando coscientemente a quella zona del corpo un invito, diciamo così, a ripristinare l'equilibrio, ecco che tu hai un effetto potente sul corpo. Ecco, quindi l'interazione mente-corpo è fondamentale per raggiungere questo livello di guarigione o comunque di potenziamento appunto delle nostre cellule. Quindi è importante l'aspetto, come ti dicevo, mentale, no? L'aspetto mentale in tutto questo lavoro. Quindi i cinque tibetani pure invitano, perché il settimo tibetano è la meditazione, quindi io invito invece le persone a meditare anche mentre si fanno le pratiche fisiche. Ok, chiarissimo direi. E adesso volevo farti una domanda proprio sulla pratica, perché poco fa abbiamo visto che nel rito dei tibetani ogni posizione va ripetuta 21 volte. Ecco, a questo punto viene da chiedersi: l'intensità della pratica è adatta a tutti, e soprattutto le persone che per esempio si vogliono avvicinare ai tibetani, allo yoga, e non hanno fatto una vita fino ad oggi sedentaria, quindi non hanno mai fatto nulla, possono approcciarsi a questo tipo di movimento? Allora, la risposta è sì, questa pratica è adatta dai 13 anni fino ai 90. Però è chiaro che come tutte le cose vanno apprese dalle persone giuste, preparate, è per questo che io ho una scuola proprio di formazione per insegnamento dei riti, e quindi devono essere appresi direttamente da un insegnante valido e poi chiaramente la pratica continua in modo autonomo, sempre con diciamo delle informazioni dettate appunto dall'insegnante, insomma. Quindi io, nonostante quello che sto dicendo ora, ho pubblicato appunto più di 25 anni fa il primo video di cui parlavo prima, un DVD dove facevo vedere, facevo proprio tutta la pratica, e dove anche propongo, perché il video esiste ancora, dove propongo degli esercizi di preparazione, che significa che per ogni rito
io ho studiato degli esercizi che servono per far sì che io possa riuscire a fare bene poi il rito, anche se sono una persona che appunto non ha mai fatto nulla in vita mia, vita sua, quindi è a digiuno, diciamo, del movimento, e quindi io ho studiato appunto dei movimenti preliminari per affrontare i riti in maniera sicura, no? Certamente il limite di essere degli autodidatti è che magari, ripeto, diciamo i pericoli sono relativi, però c'è sempre la possibilità, soprattutto se uno non sta bene, cioè non è in salute, diciamo così, e affronta la pratica in modo autonomo, può rischiare anche di farsi male. Quindi è sempre bene, è come, diciamo, uno sport, no? Se tu inizi uno sport qualunque, inizi con un istruttore, però non è che ti viene in mente di iniziare, non so, il baseball per i fatti tuoi. No? Certo, ci vuole sempre un insegnante che almeno all'inizio ti guidi e ti faccia apprendere i rudimenti, ecco. La difficoltà è che tu non ti vedi, no? E quindi non sei in grado, soprattutto se non sei uno che è abituato al movimento, all'attività fisica, non ti rendi conto se stai sbagliando o meno. Ecco, questo è l'unico limite appunto di essere un autodidatta. Poi, per carità, io sono sempre stata un autodidatta, però bisogna, come dire, avere anche un po' la stoffa per farlo. Certo, poi immagino che tu ti sia anche confrontata con altri maestri, insegnanti, quindi comunque, nel senso, hai fatto tutto un tuo percorso che ti ha portato a essere quello che sei oggi. No, parliamo della yoga, sì. Certo, assolutamente. Quindi, ecco, io consiglio sempre di iniziare, se uno inizia da zero, con un insegnante qualificato. Dopodiché poi uno prosegue, perché questa è una pratica individuale, assolutamente individuale, perché va fatta tutti i giorni. Ecco, diciamo che il successo di questa pratica è anche la rapidità e la comodità, perché intanto io dico sempre è uno yoga prêt-à-porter. Te lo puoi portare dappertutto, lo puoi usare sempre in qualsiasi contesto. Se sei in un albergo, basta che hai un asciugamano, lo metti per terra, ti fai i tuoi riti. E siccome una volta appresi questi movimenti, veramente richiedono 10 minuti di Infatti volevo proprio arrivare anche a questo, ovvero hai detto adesso che è una pratica prêt-à-porter, quindi la puoi fare ovunque, ma soprattutto ti devi impegnare in prima persona a volerlo fare. Però, come tutti sappiamo, spesso noi siamo i nostri stessi nemici, nel senso che quando qualcosa ci fa bene cerchiamo di rimandarla a più non posso. Quindi la domanda è come far diventare i cinque tibetani una pratica anche giornaliera? Come possiamo diventare costanti facendoli entrare proprio nella nostra routine? Allora, do diversi suggerimenti a proposito. Allora, il primo suggerimento è quello di chiaramente mettere l'intenzione, quello è fondamentale, darsi il proposito. Cominciare con gradualità. E questo è il segreto, secondo me, un po' per tutto. Cioè, non cercare di affrontare la cosa nella sua totalità, ma darsi il tempo di conquistare la pratica con gradualità, appunto, giorno dopo giorno, inserendo magari un po' alla volta i vari esercizi. Per esempio, non so, posso iniziare a dedicarmi al primo rito, e fare quello per due o tre giorni, poi dopo due o tre giorni inserisco il secondo e poi il terzo e così via. Questo è un modo. L'altra cosa che invece è importantissima per chi vuole iniziare comunque
è di non pensare di fare subito le 21 ripetizioni, da scordarselo completamente. Quindi evitare di strafare, perché quindi magari uno dice vabbè, riesco a farli, li faccio, non, è meglio di no. Cioè è meglio, diciamo, anche qui lavorare con gradualità, quindi aumentare il numero delle ripetizioni in modo comodo, assolutamente comodo. Cioè non bisogna dire adesso io entro una settimana voglio raggiungere questo numero, assolutamente no, bisogna lasciare che sia il corpo a deciderlo, ok? L'altra raccomandazione, suggerimento che è molto utile, e questo è un suggerimento diciamo tipico degli yogi, è quello di crearsi all'interno della propria abitazione uno spazio apposito, che sia anche di un metro quadro, neanche, ecco, ovviamente non in bagno, un luogo della casa che diventa il tuo luogo sacro, inviolabile, perché lì non ci deve entrare nessuno, neanche a fare le pulizie, te lo devi custodire tu e tenerlo proprio come il tuo spazio sacro, dove tu entri anche così con l'immaginazione, anche se non è un luogo chiuso naturalmente. È uno spazio che ti sei creato, dove magari metti una candelina, l'incenso, una cosa, un'immagine che ti piace, eccetera, eccetera. Ecco, questo, tutto questo crea un luogo in cui io non vedo l'ora di entrarci. Ecco, diventa un richiamo, diventa una modalità per far sì che io desideri di fare questa cosa ogni giorno. Ecco. Questo mi sembra un ottimo consiglio, anche quest'ultimo, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo, che siamo per la maggior parte del tempo chiusi in casa, quindi anche crearsi un angolo per praticare, ma anche per potersi ritirare a pensare, a meditare, è un'ottima cosa, senza dubbio, quindi grazie per tutti i consigli. Una cosa importantissima che volevo chiederti riguarda la respirazione, perché pur essendo un'azione fondamentale della vita, non è poi così scontata, perché vuoi l'ansia, vuoi lo stress, la fretta, eccetera, molto spesso ci troviamo a respirare male e con fatica. Come in tutte le attività, anche nello yoga, nei tibetani, la respirazione è fondamentale. E volevo sapere quali benefici porta la respirazione fatta bene, sia nei tibetani, ma anche ovviamente in generale nella vita di tutti i giorni. Allora, guarda, io non mi stancherò mai di dirlo, ma a me è capitato tantissime volte di avere degli studenti che si stupiscono per il fatto che io dico di respirare con il naso, sia l'inspiro che l'espiro. E quando questo accade, ovviamente, io in forma ironica rispondo loro, ma se tu cerchi su un vocabolario organo della respirazione, ti viene fuori il naso, giusto? Allora, la bocca serve per mangiare e parlare, non per respirare. Allora, quindi adesso per andare più nel dettaglio, quando noi inspiriamo con il naso, appunto essendo il naso predisposto a questa funzione, sappiamo che ci abbiamo dei peluzzi qui dentro. Questi peluzzi servono, uno, per evitare che polveri e sostanze, diciamo così, estranee possano penetrare all'interno, quindi è un organo che è predisposto anche per la depurazione dell'aria che noi inspiriamo e per il riscaldamento dell'aria che noi respiriamo, perché soprattutto in inverno, se noi respiriamo con la bocca, rischiamo di ammalarci, proprio perché il naso filtra l'aria e mentre l'aria sale si riscalda.
e quindi scende nei polmoni riscaldata. Capite? Sì, poi, sì, chiarissimo. Ecco, poi un altro fattore importantissimo che, di cui pochi sanno o si occupano, se tu respiri con il naso sentirai, potete fare la prova in diretta, sentirai l'aria salire fino al cervello, giusto? Se sì, io, se io respiro con la bocca, provate, sentirete subito l'aria scendere nella gola, vero? Vero, confermo. Semplice. Allora ne consegue che quando io respiro col naso porto subito l'ossigeno al cervello e poi nel corpo. Ho detto tutto? Sì, sì, certo. Infatti diciamo che è una spiegazione sintetica che ecco, vale tantissimo perché ci spiega. C'è bisogno di aggiungere altro, credo. Sul fatto che è importante respirare con il naso. Inspirare e espirare dal naso. Perché anche questa è un'abitudine che molti hanno, purtroppo tanti anche istruttori, di inspirare dal naso ed espirare dalla bocca. Anche lì, cioè, questa cosa si fa in maniera occasionale per certi esercizi in particolare, ma nello yoga in generale si respira sempre solo dal naso. Anche l'istruttore. Sì, sì, mi è chiaro perché anche praticando io stessa l'espirazione e l'ispirazione avvengono appunto sempre dal naso. Anche nei ritmi si respira sempre dal naso, eccetto per il sesto, che poi è una pratica, come dicevo, a parte, quindi non è una pratica dinamica. Ok, volevo prima di fare le altre domande vedere un po' che domande ci hanno fatto gli spettatori che ci stanno guardando. Leggo che alcune volte si sente un po' male, spero che adesso si senta un po' meglio rispetto a prima. E allora, cominciamo dalla prima domanda. Kate ci chiede: ho provato ad effettuare i 5 tibetani seguendo il video di Silvia. Tutto ok, anche perché sono una sportiva e sono allenata, tranne che con il primo tibetano, con il quale ho sentito ho serie difficoltà di giramento di testa, tanto da dovermi accasciare per terra per non svenire anche dopo 3 o 4 giri. Come mai questo accade? Allora, se Katia, Kate, se sei attenta, riguardati bene il mio video, perché lo dico chiaramente che se ci sono giramenti di testa bisogna fermarsi immediatamente, non bisogna proseguire. E una volta che ti sei fermata devi mettere i pollici sul terzo occhio qua e premere, respirando profondamente, e dopo qualche istante passa. Però bisogna imparare a fermarsi prima di avere quella sensazione di giramento di testa, non bisogna aspettare che arrivi quel momento. Okay. Su questo volevo aggiungere anche una domandina, visto che quello appunto di girare su se stessi può, è un movimento che può dare noia a molte persone. Col tempo ci si può abituare, nel senso col tempo si può arrivare a girare 21 volte senza avere giramenti di testa? Dipende, perché non è detto, perché purtroppo questa cosa qua dipende dalla conformazione degli ossicini dell'orecchio. È una cosa genetica, per cui se ci sono quelle, diciamo, le persone che soffrono mal di mare, mal d'auto e così, difficilmente riusciranno a arrivare a 21 ripetizioni, perché appunto non è questione di allenamento. Ecco, appunto ci sono i ballerini che riescono, no, a girare all'infinito. E ci sono persone che purtroppo non lo possono fare, ma non è molto importante, perché anche se fai 3-4 ripetizioni fatte bene, assolvono alla funzione, quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto. Poi anche, ma nello yoga è anche importante tutto il percorso per arrivare a raggiungere un obiettivo, non è l'obiettivo stesso, quindi anche immagino che tutto il percorso
sia dia soddisfazioni allo stesso modo e benefici ugualmente. Assolutamente. E facciamo un'altra domanda che arriva sempre dal pubblico. Oltre che al mattino, ci sono altri momenti in cui si possono fare i tibetani? Sì, a digiuno in qualsiasi momento in cui che non, diciamo, sei senza cibo nella pancia, però non oltre, io sconsiglio di andare oltre il tramonto, perché essendo una pratica energetica che alza il livello di energia, è abbastanza controproducente farlo la sera. E quindi, a meno che uno non vada in discoteca dopo. Quindi serve l'energia per affrontare la nottata, allora lì è meglio farli prima, forse, tibetani. E come mai a digiuno si praticano i tibetani? Tutti lo yoga, ma anche le attività sportive si fanno a Vabbè, digiuno. sì, certo. Sì, no, perché questo è proprio fisiologia spiccia, nel senso che quando tu hai gli organi impegnati nella digestione, quindi il sangue affluisce lì, e poi tu devi tirare fuori il sangue nei muscoli, insomma, il corpo dice: oh, ma che stai a fare? Certo, è ragionissimo, sì. Decidi, mi vuoi far digerire o mi vuoi far muovere? Lui va in tilt, capisci? E poi è anche più difficile anche svolgere i movimenti, risulta immagino più faticoso. No, ma blocchi la digestione. Ah, ok. Eh sì, eh. Ok, c'è un'altra domanda arrivata proprio ora di Francesca che chiede, pratico meditazione trascendentale e vorrei inserire i cinque tibetani, è preferibile farli prima o farli dopo la meditazione? La meditazione alla fine, dopo, perché appunto è la pratica che va a completare i riti, quindi è meglio farli alla fine. Ok, perfetto. Meditazione è meglio farla alla fine, ok. Un'altra domanda, poi passiamo poi ci spiegherai un po' dove anche gli spettatori che ci stanno guardando possono trovarti, tutti i tuoi riferimenti, così che insomma, se vogliono possono anche contattarti. Un'altra domanda che arriva sempre dal pubblico è se i cinque tibetani è consigliabile eseguirli da soli oppure se possono fare anche in compagnia, tra virgolette. Beh, certo, cioè, come lo yoga si può fare da soli in compagnia, naturalmente, bisogna vedere che compagnia è. Certo, ovviamente, deve essere una compagnia che ti metta a tuo agio, immagino, se no è tutto inutile, credo. C'è compagnia e compagnia, certo, se tu fai i tibetani con un gruppo di alcolisti non ha molto senso, se lo fai con delle persone che vogliono fare con te i riti e soprattutto li sappiano fare, perché non è, ecco, se uno si mette a insegnare i riti senza avere le competenze, io veramente sconsiglio. Infatti, nonostante io l'ho fatto, perché con Wise io ho già il video dei riti pubblicato. Sì, infatti vorrei anche poi dire a tutti che sullo stand di Wise della Fiera c'è proprio il video di Silvia che tutti possono guardare. Però ripeto, con i video anche su YouTube adesso ce ne sono una marea e vi assicuro che ce ne sono la maggior parte piena di errori, quindi è bene non affidarsi troppo. Al mio vi potete affidare, però comunque sia, come ho detto all'inizio, bisogna fare attenzione, perché se uno non ha dimestichezza con i movimenti, con il corpo, così comunque rischia di non fare le cose proprio perfette, ecco. Infatti, proprio vorrei collegarmi a questo per chiederti, soprattutto ora che siamo chiusi in casa, le palestre sono chiuse, i centri yoga sono chiusi, tutto chiuso, per tutti coloro che appunto si vogliono avvicinare ai cinque tibetani, se questi possono essere praticati anche in sicurezza fra le mura domestiche e se ci puoi dare un po' di riferimenti, se vuoi parlare delle tue pubblicazioni, eccetera, per dare anche modo agli spettatori di avere uno strumento valido da utilizzare anche a casa in questo periodo in cui,
ai noi non si può far molto. Certo. Allora, innanzitutto, appunto, io ho scritto tre libri praticamente. Allora, uno è all'interno del famoso DVD, quello di Macro Edizioni, che vi faccio vedere, che è questo. Non so se si vede. Si vede? Cinque tibetani della Macro Edizioni. E questo è il DVD con il libro dentro. Poi ho pubblicato Meditazioni e con i riti tibetani della Anima Edizioni, e all'interno anche qui c'è un libricino che spiega come usare il CD per ascoltarlo mentre si fanno i riti. E poi ho pubblicato questo libro di Om Edizioni che si chiama Lo Yoga dei Sette Riti Tibetani. Si vede? Ecco. Ok, si è visto un po'... io non l'ho visto perché l'immagine è andata un po' via, quindi se puoi farlo rivedere... Ok, perfetto. Ok, quindi ecco, certamente questi sono degli ausili importanti. Diciamo che è sviscerato tutto l'argomento, ecco, quindi farsi, diciamo, anche una cultura sull'argomento è molto, molto utile, e può essere, ecco, anche questa una motivazione che serve per essere più spinti a praticare regolarmente questi esercizi. Poi io spiego anche nel dettaglio il senso del rituale, perché si chiamano riti. Ecco, nel libro ovviamente queste cose le spiego, che non è un dettaglio da poco, perché è un conto pensare ai riti, appunto ai tibetani, come una pratica ginnica, è un conto prendere coscienza che sono dei rituali. Quindi tutta un'altra storia da un punto di vista psicoenergetico. Ok, quindi anche leggere questi libri è anche un modo per avere un bagaglio anche teorico per poi affrontare dei movimenti nella vita quotidiana. Poi io ho questa scuola di formazione per diventare insegnanti dei riti, che si chiama appunto www.setteritetibetani.it. E in questa potete accedervi anche dal mio sito www.silviasalvarani.it, all'interno del sito della scuola trovate sia il blog degli insegnanti, ma anche l'elenco degli insegnanti che io ho diplomato in tutta Italia, isole comprese. Quindi, per esempio, chi vuole appunto iniziare la pratica, come ho suggerito precedentemente, è meglio che si affidi a un insegnante qualificato e poi andrà avanti da solo. Quindi in ogni città trovate un insegnante della mia scuola, e quindi con il numero di telefono, tutto quanto. E in questo periodo, diciamo, di chiusura fai anche lezioni online, diciamo? Assolutamente sì, sia di yoga sia lezioni private, se uno desidera appunto avere una consulenza individuale, anche sui riti ovviamente. Ecco. Ok, bene. Va bene. Guarda, ho visto che ci sono un'altra domanda. C'è anche Anna, come? Se c'è tempo. Sì, abbiamo ancora 3-4 minuti, quindi ce la possiamo fare. Allora, c'è Anna, prima di tutto, che dice: su Altra Medicina di ottobre 2018 ho letto il suo articolo sui riti, chiarissimo e molto interessante, quindi un complimento sul tuo articolo. Poi c'è Francesca che chiede: se per qualche motivo dobbiamo smettere per qualche tempo, bisogna tornare indietro sia come numero di serie, quando riprendiamo a fare i tibetani, che come benefici? Cioè, si torna indietro a livello di... No, allora, sì e no, nel senso, è chiaro che se tu hai avuto per esempio un trauma, facciamo un'ipotesi qualunque, tipo sei caduta, ti sei fatta male al ginocchio e quindi certi esercizi non riesci a farli, quindi devi interrompere per un certo periodo.
Allora, si perde nella misura in cui la fisiologia stessa del corpo fa sì che tu perda il tono muscolare. Una persona che purtroppo deve stare a letto, sappiamo benissimo che i muscoli perdono di tonicità nel giro di un mese. Ok? Quindi, da un punto di vista strettamente fisiologico, è chiaro che c'è una perdita, ma la regressione non è mai totale, anche se tu stai un anno senza farli più e li hai fatti per tipo 10 anni. È come la bicicletta, si dice, no? Quando riprendi la bicicletta non è che devi ripartire da zero. Ti ricordi? Cioè il corpo ha memoria, quindi magari dovrai, per esempio, diminuire le ripetizioni. Se sei arrivato a 21, magari ti accorgi che dopo una pausa magari di un mese ne fai 18. Ecco, però, ripeto, non è un ritorno completo all'inizio. Ecco, quindi chiaramente una pausa più o meno lunga può comportare un rallentamento, ecco, sia dei benefici ma anche della possibilità di eseguirli nella sua completezza, nella loro completezza. Anche perché il corpo immagino che ricordi, nel senso, i movimenti che sono stati fatti per tanto tempo. Il corpo ha memoria, quindi, come dicevo appunto, quando si va in bicicletta o la macchina, impari a guidare, non è che se tu non guidi per 2 anni ti dimentichi come fai. Il corpo ha ormai automatizzato il movimento, quindi accade la stessa cosa qua. Ok, direi che, ecco, Francesca riscrive, ho avuto il Covid e non mi sentivo di farli, riprendere infatti è più faticoso. E poi ti ringrazia e dice che è importante comunque mantenere una quotidianità nella pratica. Assolutamente. Va bene, direi che se non ci sono altre domande, se vuoi aggiungere tu qualcosa in questi ultimi minuti che abbiamo, altrimenti direi che se non ci sono altre domande possiamo salutarci e ti ringrazio tantissimo. Posso fare certo. Incentivare la pratica per chi non l'ha mai fatto di cominciare, per chi li sta facendo di continuare e auguri per tutto. Va bene, grazie Silvia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e vi auguro un buon proseguimento con tutti gli altri webinar e talk che ci sono anche dopo il nostro. Ciao a tutti. Grazie.